Nel territorio del comune di Lizzani Belvedere, ovviamente, ci sono delle visite fantastiche sul piano culturale da visitare. La chiesa di Madonna dell'Acero, che è storia nel nostro comune, la chiesa di Monte Acuto delle Alpi, un altro centro di carattere medioevale che ricorda la famosa Matilde di Canossa per quanto riguarda il nostro territorio. Ma le aree sono innumerevoli, al Monte Belvedere, a Rocca Corneta con le torri di Rocca Corneta, a Lizzani Belvedere, che è una chiesa fantastica, molto più recente, ma una delle abbazie, delle chiese, è una delle chiese più belle che abbiamo nel nostro territorio, per non dimenticare San Rocco a Vidiciatico. Il nostro territorio ovviamente ha una stagionalità che riguarda l'inverno, l'estate e l'autunno, ma in modo particolare nel periodo estivo, dove la gente ha tempo di fermarsi nelle piazze dei paesi, ogni paese con le proprie pro loco e con un aiuto anche nel proprio piccolo da parte del comune offre dei momenti fantastici. La festa della birra a Lisano ormai è un rito, viene fatta da anni e porta migliaia di persone. La Tartu Festa, la festa della cacciagione a Querciola, la festa della castagna che viene svolta in autunno nell'abitato di Pianalcio. Siamo fra l'altro orgogliosi di aver avuto nel nostro territorio il compianto compaesano Enzo Biagi, giornalista di fama internazionale che tutti conosciamo. Il comune di Lizzano e direi tutto il comprensorio del Corno delle Scale si qualifica molto ed è conosciuto all'esterno per le proprie cucine, la parte che è la filiera della castagna, con tutto quello che ne consegue, dai ciacci, dalle frittelle, come le chiamano, dai castagnacci alle tagliatelle con la farina di castagne, che è una specialità che viene fatta in modo particolare nel luogo di Pianaccio. Venite a Lisano, venite al Corno, venite al Vidiciatico, venite nelle nostre frazioni. Il nostro territorio si caratterizza per la sua biodiversità e il suo contesto naturale unico che offre esperienze 365 giorni all'anno. Con le nostre guide escursionistiche potrete vivere esperienze uniche. Dalla primavera, con la fioritura delle orchidee selvatiche, abbiamo 52 varietà del nostro parco Corno alle Scale, dal volo dei rapaci, dell'aquila reale, dei falchi, quindi l'avvistamento di mufloni e rapaci con le nostre guide escursionistiche che organizzano dei veri e propri safari faunistici, fino all'autunno con il meraviglioso fenomeno del foliage. Abbiamo tantissimi borghi medievali, tra cui i borghi più antichi dell'Appennino e il borgo di Monte Acuto delle Alpi, che è un borgo medievale tra i più belli d'Italia. Quindi d'estate vengono organizzati eventi in tutti questi borghi. La montagna è anche il luogo dove rigenerarsi, la montagna crea salute ed è per questo che noi abbiamo sviluppato la prima stazione di terapia forestale al Sentiero dei Sette Casoni, è una stazione terapeutica vera e propria dove le persone possono venire e rigenerarsi attraverso delle soste sotto gli alberi, poter ricevere gli effetti benefici delle piante che sono state analizzate dal CNR, dal Dipartimento Scientifico del CAI, eccetera, quindi è possibile fare una vacanza all'insegna della salute, rigenerandosi nei boschi e nelle nostre foreste. Per la prossima estate stiamo organizzando anche diverse manifestazioni e eventi a carattere culturale legati a Don Giovanni Fornasini e Enzo Biagi, che sono nativi di Pianaccio, nel nostro comune di Lizzano in Belvedere. Verranno portati i turisti sul sentiero degli scrittori che da Pianaccio si raggiunge l'Orsigna, quindi legando la storia del famoso giornalista Enzo Biagi a Tiziano Terzani in Orsigna, dove si raggiunge il museo di Tiziano Terzani. E infine un accenno ai nostri meravigliosi santuari che partono dal Madonna del Faggio, passando da Monte Acuto e Pianaccio, arrivando fino al Santuario di Madonna dell'Acero e giungendo fino a Rocca Corneta con i racconti dei miracoli mariani.